Dopo il G7 di ieri, anche oggi si rende necessario un aggiornamento. Non è che il tema mi entusiasmi particolarmente, ma le parole pronunciate ieri e che potete andare a vedere sul web e che io vi riassumerò all'interno di questo video, io ho visto la conferenza di Mario Draghi, sono veramente parole che fanno, tra virgolette, paura. Paura per quelle che potrebbero essere le conseguenze nei prossimi mesi su questa situazione, su questi rapporti con la Cina. All'interno di questo canale niente di nuovo perché comunque ne avevamo già parlato, ma arrivare ad affermare quello che ieri Mario Draghi ha affermato con una freddezza eclatante, verrebbe da dire, vuol dire che siamo di fronte, potremmo essere di fronte a breve ad un'escalation di eventi imprevedibili. O sia chiaro, all'interno di questo canale non è che ci appassionano più di tanto queste tematiche. Non è che trattiamo quotidianamente tematiche di politica, di geopolitica o politica estera, ma credo sinceramente che ognuno di noi, almeno a livello generale, debba sapere cosa sta accadendo nel mondo, quelle che possono essere le ripercussioni dei rapporti così importanti, cioè nazioni come le nazioni occidentali, la Cina, la Russia, e quali potrebbero essere le conseguenze sulla vita di ognuno di noi. Quindi a breve ritorneremo a parlare delle nostre tematiche che trattiamo all'interno di questo canale. Però è evidente che è necessario fare un punto della situazione in modo che ognuno di noi abbia ben chiaro che cosa ci aspetta, perché stiamo parlando di questo, che ci aspetta qualcosa. Io potrei farvi delle considerazioni rispetto ai rapporti, adesso vi dico le parole, guardate, allucinanti che sono state pronunciate, veramente molto dure ieri nel G7 nei confronti della Cina. Dicevo, le conseguenze che possiamo facilmente immaginarci sono conseguenze a livello di esportazioni, di dazi, di importazioni, quindi a livello di aumento del livello dei prezzi, perché sapete, molte materie prime arrivano da Oriente e quindi le conseguenze poi arrivano automaticamente nelle nostre tasche. Quando andiamo a comprare un determinato prodotto, quel prodotto ce lo ritroviamo a costi esagerati proprio perché ci sono delle diatribe, proprio perché si vengono a creare tutta una serie di problematiche dietro a questi scontri, dietro a questa guerra commerciale che, ahimè, io credo che possa avere degli svolti anche peggiori di quelli di una semplice guerra commerciale. Possiamo dire che mai così come adesso i rapporti erano così tesi tra il mondo occidentale e la Cina. Ora, a Trump gli piaceva scherzare, no? Col virus cinese, cioè scherzare fino ad un certo punto, però comunque ha tenuto botta perché comunque la linea americana, che si tratti di Trump, questo ve l'ho già spiegato altre volte, che si tratti di Biden, quando si tratta di dollaro, si tratta di finanza e si tratta di rapporti internazionali, è uguale per tutti. Non c'è distinzione tra schieramenti su determinati tipi di argomenti. Quindi adesso andiamo direttamente alle parole di Draghi, ve le leggo velocemente. Vi leggo le parole di Draghi senza andarvi a pronunciare quelle di Biden o di altri esponenti perché sono veramente impegnative, diciamo così, pesantissime, meglio. Vi faccio ancora una piccola premessa. I giornalisti facevano a Draghi tutta una serie di domande incentrate su quella che era la possibile posizione, no, dell'Italia in mezzo a questa situazione che si sta venendo a creare con la Cina, la via della seta. Ebbene, Draghi, dovete sapere che rispondeva sempre con una frase, cioè iniziava le sue risposte con Biden ha detto durante l'incontro, Biden ha detto e così via, no? È come se l'Italia non ha una posizione neutrale, una posizione sua, cioè l'Italia deve decidere se schierarsi da una parte, schierarsi dall'altra. Io credo che anche la caduta del governo Conte abbia inciso su quella caduta lì, la firma sulla via della seta, no? Che gli americani non hanno mai digerito. Ora però siamo qui, è inutile, io non sto qui all'interno di questo canale, ha ragione uno, ha ragione l'altro, cioè io vi devo portare informazione, eh? Quindi dobbiamo cercare di capire cosa può accadere e poi eventualmente in altri video capire come possiamo tutelarci, cioè non ci sono altri interessi. Chi è iscritto all'interno di questo canale da un po' lo sa, chi non si è iscritto da poco, insomma, vi avviso. Però la precisazione che volevo fare è che, come sappiamo, la provenienza, no, culturale, scolastica, professionale di Draghi è occidentale, è americana, cioè Draghi nasce, collabora, lavora per grandi istituti di credito finanziari, grandi lobby finanziarie americane. Cioè, senza queste esperienze, Draghi oggi non sarebbe Draghi. Possiamo definirlo anche eventualmente il portavoce di alcune lobby, lo è stato, lo è, insomma,
credo che non stiamo dicendo nulla di, no? Cioè, a parte gli ipocriti classici informatori, giornalisti italiani che lo sanno e non lo dicono, però cioè, è il rappresentante di determinate istanze, no? Del mondo occidentale, diciamo così, delle grandi lobby finanziarie. Questo non vuol dire che lavorino a favore dei popoli, io dubito, o perlomeno loro lo vogliono fare, però anche guardando soprattutto al loro tornaconto, ma non voglio entrare nel merito di questo, però ci dobbiamo intendere. No, perché sono altrimenti facciamo le verginelle, gli immacolati, e così non è. Qui dobbiamo essere sinceri, non siamo mica sulle telefinzioni. Ma andiamo al dunque per capire il momento di tensione che stiamo vivendo. Draghi dice: la discussione si è diretta subito su temi di geopolitica. E il tema politico, queste sono le sue testuali parole che io ho ripreso dalla conferenza stampa tenuta ieri, ok? Il tema politico dominante è stato quello dell'atteggiamento, cioè di quale atteggiamento debbono tenere i G7, i sette più grandi del mondo che si sono riuniti, ok, nei confronti della Cina. E ha aggiunto, no? Ma in generale anche nei confronti di tutte le autocrazie che, due punti, e partiamo, inquinano l'informazione, che interferiscono nei processi elettorali, cioè, ve lo ripeto ancora una volta, Draghi è andato lì, no? Ha preso parola, prima di rispondere alle domande dei giornalisti, ha detto: vi devo dire un paio di cose. Abbiamo parlato della situazione economica e mi hanno fatto parlare a me una decina di minuti, detto testuali parole, e ho fatto un po' il punto della situazione. Poi siamo andati al dunque della questione, al noccio della questione, il motivo per cui oggi siamo qui. Considerate che sto G7 ha tutta una serie di incontri che vanno al di là della giornata di ieri. Cioè, questi si incontrano ovviamente anche prima e anche dopo, quindi se poi durante la giornata di ieri, durante le conferenze stampa, ci buttano giù sto salasso, no? Di affermazioni come quelle che ti sto per riportarti, immagina quant'altro ne dicono poi dopo. Però queste sono le loro parole, ok? Le autocrazie come la Cina che inquinano l'informazione, interferiscono nei processi elettorali, usano la disinformazione come tecnica quasi aggressiva, usano i social media, poi ha aggiunto che fanno altre cose come fermare gli aerei in volo, rapiscono, uccidono, non rispettano i diritti umani, usano il lavoro forzato. Ora, cioè, te le ripeto, inquinano l'informazione, interferiscono nei processi elettorali, usano la disinformazione come tecnica quasi aggressiva, usano i social media, usano evidentemente per manipolare, non intendevo. Poi fanno anche altre cose, come fermare gli aerei in volo, rapiscono, uccidono, non rispettano i diritti umani, usano il lavoro forzato. Ad ogni parola, ad ogni frase, attendeva qualche secondo per vedere se ne sparava una che era peggiore di quella che aveva già sparato. Cioè, l'obiettivo è proprio quello di alzare la tensione, perché poi dopo, con le classiche tecniche, no? Diceva: però bisogna cooperare, però bisogna competere, non abbiamo paura della competizione dell'economia cinese, ma... frattempo, boom. Ora io su tutte queste affermazioni potrei fare delle battute, potrei immaginare, no? Cioè, tipo, inquinano l'informazione, cioè Draghi, l'Occidente, Biden che accusa la Cina di inquinare l'informazione. Interferiscono nei processi elettorali, no? Potremmo aprire il capitolo Trump. Usano i social media, insomma. Potrei fare varie battute. Ora, dal mio punto di vista, queste battute potrebbero risultare quasi in difesa della Cina. Invece non è mio interesse né difendere gli occidentali, né difendere la Cina, ma è difendere i nostri interessi. Cioè, capire, al di là delle battute che potrebbero uscire, cioè, che cosa sta accadendo. Cioè, non so se ve ne state rendendo conto, cioè, non so se questa informazione è riportata sui giornali, sulle telefinzioni... non credo. Se le avete lette, le avete sentite, se volete ascoltarle con i vostri occhi, in descrizione vi metto il link diretto, dura 30 minuti la conferenza, ma queste affermazioni le ha fatte nei primi 6-10 minuti, quindi potete ascoltarle con le vostre orecchie, perché effettivamente hanno dell'incredibile, no? E potrebbero sembrarvi delle minchiate che sto sparando io. E ad onor del vero vi devo anche aggiungere che Draghi ha parlato di autocrazie, ok? Ma è, quindi parlando in generale, ma è partito dalla Cina, cioè la parola prima di autocrazia è i rapporti che avremo con la Cina, ci siamo, e poi è caduta tutta sta roba qui, quindi ipotizziamo che tutta sta roba qui
non riguardi solo la Cina, ma è sufficiente che ne riguardano su 7 punti che vi ho elencato anche 4 per capire che ci troviamo all'interno di una posizione, una situazione particolare. Ripeto ancora una volta, ragazzi, ho pensato di cazzeggiare anche all'interno di questo video, farvi qualche battuta su tutti gli elementi che ha tirato, di accusa che ha tirato Draghi nei confronti della Cina, però sinceramente non me la sento perché qui c'è veramente poco da scherzare. Magari alcuni di voi stanno pensando in questo momento ci sarà una terza guerra mondiale tra Cina e USA. Io sinceramente la vedo peggio, cioè nel senso che la terza guerra mondiale, un conflitto armato, è un conflitto armato, da vedere dov'è che si compierà, se mai si compierà, eccetera eccetera. Ma dal mio punto di vista ormai le guerre non sono più quelle del 45, 44, 43, 32 nel 1900, ci siamo, dello scorso secolo. Come vi ho già detto in un precedente video, le guerre saranno di sicurezza informatica, di attacchi informatici, ce l'hanno detto, elettromagnetici, virus, perché no? Fin dei conti, ok, tutta sta pandemia, sto Covid, eccetera, eccetera, ma ancora ad oggi noi non sappiamo nulla di chi, cosa, come e perché. Però non c'è chiaro nulla, no? In questa situazione qui, e forse non ci sarà mai chiaro forse tutto. Ma qui parliamo di, ripeto, non solo virus, parliamo di guerra elettromagnetica, parliamo di 5G, quindi il potere, il controllo delle informazioni sarà in mano degli americani, andremo sul 5G americano, sarà in mano dei cinesi, andremo sul 5G cinese. Si parla di finanza, si parla di politiche monetarie, si parla di inflazione, perché quando aumentano i costi dell'importazione di alcuni prodotti, cioè non so se è chiaro, le ricadute di questi rapporti possono avere delle conseguenze all'interno di un mercato, di un mondo completamente globale, che ne dicano i sovranisti che comprano su Amazon, che potrà avere delle conseguenze che sono effettivamente imprevedibili. Fatemi sapere voi come la vedete, come la pensate, sdrammatizzate un po' all'interno e in basso, qui in descrizione, a questo video. Ci vediamo alla prossima. Ciao!